Dai 6 agli 8 nuovi casi l'anno, con un'incidenza di un bambino ogni 40.000 nascituri. Questi sono i dati della malattia di Gaucher in Italia. Malattia cronica di origine genetica, questa sindrome rientra nelle patologie ad accumulo lisosomiale. Lo scorso 11 maggio, alla presenza della dottoressa Fiorina Giona, ematologa del Policlinico Umberto I, si è parlato di nuove cure per coloro che soffrono di questa malattia rara. In cosa consiste la malattia di Gaucher lo spiega il dottor Bembi. Queste sono malattie lisosomiali. Cosa vuol dire questo termine lisosomiale? Vuol dire che sono malattie che interessano tutte le cellule dell'organismo, interessano una parte della cellula dell'organismo che si chiama lisosoma, che è una vescicola digestiva, diciamo, delle nostre cellule, ma in particolare interessano le cellule spazzine del nostro corpo, perché noi siamo degli organismi verdi, ricicliamo le sostanze che produciamo e quelle che distruggiamo. In queste malattie, che sono circa una quarantina, mancano degli enzimi che stanno dentro questi lisosomi, questi organuli, diciamo, digestivi della cellula, di queste cellule spazzine, e che servono a sostanzialmente a riciclare elementi grassi particolarmente che noi produciamo distruggendo le cellule le mazie, i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine e le cellule che ricicliamo ogni giorno nella nostra vita. Le malattie lisosomiali sono caratterizzate dalla carenza di uno degli enzimi contenuti nei lisosomi. I lisosomi sono come dei centri di riciclo e quando le sostanze non vengono metabolizzate a causa della carenza enzimale si accumulano ingolfando organi quali la milza, il fegato e il midollo osseo. Per porre rimedio, la medicina cerca di riprodurre questo enzima attraverso applicazioni farmacologiche. All'unico farmaco fino ad ora esistente per la terapia si aggiunge adesso il velaglucerasi alfa, che permette di ampliare il range delle opzioni terapeutiche disponibili, come ha detto il dottor Francesco Scopesi. Siamo riusciti ad avere l'autorizzazione a distribuire il farmaco in anticipo rispetto a quella che era la pianificazione di registrazione. E quindi abbiamo potuto offrire un servizio ai pazienti, che credo sia la prima mission di un'azienda farmaceutica, garantendo una continuità terapeutica che altrimenti sarebbe stata impossibile. C'è questo nuovo farmaco di cui si è parlato durante la conferenza, cosa possiamo aspettarci dal velaglucerasi alfa? Quello che possiamo aspettarci è che funzioni bene, come certamente funzionerà, nulla di più, che sia un buon farmaco che curi quindi la malattia, forse diciamo avrà qualche elemento, ma questo sarà da stabilire, insomma, in vitro, a qualche elemento di attività migliore del farmaco in questo momento in commercio nel raggiungere le cellule bersaglio. Non so quanto questo poi in verità abbia un suo reale significato in clinica, in corso di terapia. Credo che forse non sia trascurabile questo. È sicuramente un buon farmaco che andrà utilizzato. È una buona opzione terapeutica, avere due possibilità di terapia è sempre meglio di averne una sola, di non averne nessuna. Sì. Questo danno viene trasmesso dai genitori che non sanno di essere portatori di questo difetto. Quando due portatori hanno dei bambini, fanno dei bambini, questi hanno un rischio, diciamo, ognuno di regalare, tra virgolette, il cromosoma malato al bambino, quindi di trasmettere il danno. Quando lo trasmette sia il papà sia la mamma, questo ad ogni gravidanza avviene con un rischio del 25%, cioè ad ogni gravidanza c'è un rischio di 1 su 4 di avere un bambino affetto quando i due portatori di una malattia si incontrano e si accorgono di avere il bambino affetto, quindi nasce una persona malata. Che consiglio possiamo dare a una famiglia che si rende conto di avere un paziente malato di Gaucher? Beh, intanto quello di rivolgersi a un centro che abbia un'expertise specifica su questa patologia e di informarsi su quelli che sono i suoi diritti di avere la terapia. Questo è estremamente importante, anche perché sono terapie molto costose e qualche volta possono trovare delle difficoltà burocratiche per ottenere il farmaco, sempre di meno per fortuna. E poi dobbiamo dire che stiano tranquilli perché c'è una terapia, la terapia funziona bene, i loro bambini, i loro pazienti, o i malati della loro famiglia
diciamo, avranno una terapia curativa, l'aspettativa di vita, di qualità di vita sarà buona, è normale se presa prima che in tempo, prima che grossi danni la malattia produca, ecco. Quindi il tempismo è importante. Sì, molto importante. Sì. Il presidente dell'associazione italiana Gaucher, Fernanda Torquati, ha spiegato come questa sindrome abbia cambiato il destino della sua famiglia. È estremamente importante che i pazienti Gaucher siano seguiti in centri di eccellenza. Io stesso ho avuto un bambino che ha avuto sintomi dall'età di 2 mesi, ha avuto qualche ricovero in ospedale senza arrivare a una diagnosi, un sospetto diagnosi è arrivato all'età di 8 anni e mezzo mentre era all'Elba sulla spiaggia. Ecco perché a un certo punto ho ritenuto fondamentale creare un'associazione, perché non si possono, si può lasciare una famiglia da sola a gestire una cosa di questo genere. Nel corso del suo intervento ha evocato più volte la discriminazione subita nel corso degli anni. La discriminazione non è altro che una forma di razzismo. Queste cose si combattono con l'informazione, perché discriminazione, razzismo derivano dalla non conoscenza, dall'ignoranza. Esiste l'associazione ormai che può dare veramente un sostegno e psicologico e non solo alle famiglie. Ecco la domanda più frequente che viene rivolta al presidente Torquati. Vivrò, il mio bambino vivrà e allora noi dobbiamo essere sinceri, però positivi, trasmettere un messaggio di positività, cosa che riusciamo a fare. Positività, ottimismo, forse sono questi gli antidoti migliori per affrontare una malattia rara, come dimostra la sana ironia con cui il dottor Bembi ha voluto concludere la conferenza. Io facevo, scusate, facendo questa battuta, perché io facevo una trasmissione una volta una radio con il Tribunale dei diritti del malato, eravamo 2 medici e alla fine concludevamo così: non ascoltate noi, che noi siamo la controparte, difendetevi da soli.